Waders per la pesca. Tra i capi di abbigliamento tecnico da pesca, che sono indispensabili secondo me, soprattutto per la stagione invernale, non possiamo fare a meno dei waders. Questa tipologia di stivale, chiamiamola anche stivale, che in alcuni modelli presenta un'imbragatura fino alle spalle, può essere usata sia nella pesca da terra, dalla costa, in torrente, in fiume, che da kayak, da belly boat o magari altro natante. In questo video facciamo un approfondimento sui modelli esistenti e vediamo insieme le caratteristiche principali, facendo anche delle considerazioni su come possiamo scegliere quello ideale per il nostro caso specifico. Guardiamoci la sigla e partiamo. Andiamo! Una delle domande che maggiormente mi viene fatta è proprio quella di avere un consiglio sulla tipologia di waders da utilizzare nelle nostre battute di pesca, ma l'abbigliamento tecnico, soprattutto nel periodo invernale, è davvero importante, ma tuttavia anche nei mesi meno freddi è per me fondamentale, forse allo stesso modo, se non ancora di più, della nostra attrezzatura da pesca. Il motivo principale è perché ci permette di poter superare quelle diverse condizioni meteomarine o magari anche nella pesca da in fiume, laghi, tutte le condizioni, ecco, che noi possiamo incontrare nelle nostre battute di pesca. Ci fa pescare in modo più efficace. Molto spesso utilizzare waders vuol dire avere anche quella possibilità di raggiungere quel metro di più durante le nostre fasi di pesca. Allo stesso tempo i waders come abbigliamento tecnico da pesca ci fanno superare condizioni di onda che ci costringerebbero a un bagno e quindi a un veloce ritorno a casa, soprattutto nella pesca in mare. Ma anche nella pesca da kayak i waders sono indispensabili sia per le fasi di varo ma anche nelle fasi di ritorno. Tuttavia, anche a seconda dello scafo che noi avremo, potremmo avere la possibilità di avere con noi a bordo sempre dei waders, perché magari abbiamo i classici modelli a pagaia e durante l'azione di pagaiata capita sempre che lo schizzo d'acqua ci arriva sul vestito e quindi sul pantalone e rischiamo comunque di stare sempre a bagno. Stessa cosa per il belly boat, per la pesca da belly boat i waders sono indispensabili, altrimenti avremmo sempre le gambe in acqua. Nel periodo estivo potrebbe anche essere piacevole, ma nel periodo invernale, soprattutto quando i belly boat vengono utilizzati nella pesca della seppia, nell'edging, questo non potrebbe assolutamente esistere. Per cui andiamo adesso a vedere quali sono le specifiche che noi dobbiamo riuscire a riconoscere magari nella fase di acquisto per scegliere il modello ideale per il nostro caso specifico. Andiamo! Andiamo adesso a elencare quelli che sono i modelli principali di waders per meglio capirne quanti ne esistono e magari anche scegliere quello ideale per le nostre esigenze specifiche. Il modello numero 1 è un modello traspirante, realizzato in tessuto traspirante con imbragatura fino alle spalle. A questo modello dobbiamo abbinare una scarpa o un calzare in neoprene tipo quello dei sub, perché a questo modello di waders manca quello che è la parte della scarpa. È previsto un calzare saldato direttamente con il pantalone, però dobbiamo abbinare un accessorio, quindi una scarpa o un calzare. Il modello numero 2 invece è uno dei modelli un po' più entry level, un po' più economici, un po' più base. È realizzato in materiale PVC non traspirante, quindi vuol dire che sui lunghi spostamenti e sull'utilizzo per parecchio tempo inizieremo a sudare dentro, non è una bella cosa, ed è anche questo compreso di imbragature fino alle spalle e comprensivo anche di stivaletto, quindi è un modello completo che ha, come tutti gli altri modelli, dei pro e dei contro che consideriamo dopo. Il modello numero 3 invece è questo semi traspirante,
con imbragatura sempre fino alle spalle e con stivale integrato, semitraspirante perché fino alle parti del sottocinta è realizzato in PVC, classico PVC, mentre la parte di sopra, dalla cinta in poi, è realizzato in materiale traspirante e quindi ci facilita la vita, soprattutto negli utilizzi più lunghi. Il modello numero 4 invece è il classico Waders in neoprene, con imbragatura sempre fino alle spalle, comprensivo anche di stivaletto. Il modello numero 5 invece è esclusivamente il pantalone. A questo pantalone, realizzato in tessuto sempre impermeabile in poliammide, lo possiamo trovare anche in tessuti traspiranti, ha i calzari che sono cuciti con il pantalone. A questo modello dobbiamo abbinare, come l'altro modello di Waders, o lo scarpone oppure dobbiamo abbinare il calzare tipo quello dei Sub. Il modello numero 6 invece è sempre un pantalone, però in questo caso è comprensivo di stivale, quindi comunque è un modello completo, non ha bisogno di ulteriori accessori. L'ultimo modello che andiamo a vedere invece è la classica mezza muta, che è realizzata in neoprene. A questa mezza muta dobbiamo abbinare il calzare tipico dei Sub. Andiamo a vedere adesso quali sono le caratteristiche di questi modelli e capiamo anche insieme i pro e i contro per riuscire a comprendere quale potrebbe essere un modello ideale per i nostri scopi, per le nostre specifiche esigenze. Io ho utilizzato un po' tutti questi modelli di Waders nel corso diciamo degli anni di pesca e ancora li sto utilizzando e mi sento di dare delle indicazioni, dei consigli per meglio indirizzarvi sulla scelta. Nel modello numero 1 ha delle potenzialità incredibili se noi facciamo delle pesche dalla scogliera, nei fiumi, nei torrenti, dove abbiamo il contatto con l'acqua, ma non dobbiamo fare delle grosse passeggiate magari sulla spiaggia, perché ha delle potenzialità, perché è ideale come tessuto traspirante, ci evita ecco di farci delle sudate anche nelle grandi passeggiate. Nel tempo che noi lo utilizzeremo saremo sempre comodi, come se fosse un pantalone normale, non avremo mai quella sensazione di essere pesanti durante gli spostamenti. Tuttavia le scarpe, gli scarponi si bagnano, quindi vuol dire che a un certo punto questi scarponi peseranno un bel po', quindi se siamo in pesca dalla spiaggia avremo la sensazione di avere delle zavorre ai piedi e non è assolutamente una cosa piacevole. Allo stesso modo nella pesca durante il mare mosso queste scarpe lasciano entrare all'interno quei fastidiosi granelli di sabbia, quindi oltre al peso dovuto all'acqua che bagna queste scarpe, questi scarponi, c'è anche l'ingresso della sabbia e quindi sono per me sconsigliati nei lunghi spostamenti sulla spiaggia. Per rimediare possiamo utilizzare gli scarponi tipo da sub, che comunque sono una buona alternativa, tuttavia rappresenta una scelta secondo me da considerare unicamente per tipologie di pesche dove non abbiamo il contatto con la sabbia e non dobbiamo fare delle grandi passeggiate lungo la nostra zona di pesca. Passiamo al modello numero 2, questi sono realizzati in PVC e purtroppo dopo un lungo utilizzo inizieremo a sudare dentro, quindi quando le andremo a togliere ci accorgeremo praticamente che siamo, non dico inzuppati, però siamo abbastanza bagnati, quindi per il lungo utilizzo diciamo che sono un po' sconsigliati. Sicuramente rappresentano una scelta molto economica per chi si avvicina alla pesca e magari è in fase di acquisto, ha acquistato già tante cose come canne, mulinello, accessori, e acquistare anche i Waders certe volte rappresenta quella cosa in più che non tutti possono permettersi.
quindi è un waders ideale soprattutto a chi è agli inizi, oppure può essere ideale per chi non ha grandi possibilità di spesa e magari per un utilizzo da belly bot. Questi tipi di stivali, ecco, sono ideali per chi fa delle pesche che non deve spostarsi tanto, quindi non deve sudarci anche dentro, e per il belly bot potrebbe essere una scelta ottimale. L'altro modello, il numero 3, è quello semitraspirante con l'imbracatura fino alle spalle. Questo è un paio di waders completi e rappresenta secondo me una scelta anche ideale fra quelle che sono le nostre possibilità di spesa e un utilizzo duraturo nel tempo, ed è uno stivale che ben si può sfruttare in diverse condizioni di uso nella pesca dalla spiaggia, sia per pesca in postazioni fisse che per i lunghi spostamenti. Allo stesso modo può essere utilizzato in torrente, perché la parte di sopra, che è in tessuto traspirante, ci evita quel ristagno di umidità all'interno che comunque è presente dallo stivale fino al sottocinta. Tuttavia è comunque un paio di waders da considerare come un ottimo, ecco, rapporto qualità-prezzo, e anche per lo scopo di utilizzo che ne facciamo. Sicuramente sarà un po' scomodo da utilizzare per il kayak fishing, ma comunque può essere utilizzato con una buona efficacia anche dal belly boat, dove sfruttiamo, ecco, queste capacità, queste caratteristiche dei waders. Il modello numero 4 invece è il modello in neopreme. Esistono varie tipologie di tessuti di neopreme che variano per lo spessore. Chi pratica la pesca sub sa bene quello di cui sto parlando, e questo tipo di waders è ideale, secondo le mie esperienze, nell'utilizzo in inverno soprattutto. Perché, ecco, è un tipo di stivale che mantiene molto bene il calore. Tuttavia rappresenta comunque un modello da conoscere bene per quelle che sono le specifiche, perché inizieremo comunque a sudarci dentro, e inoltre è un modello di waders che assorbe l'acqua, quindi dopo un po' di tempo di utilizzo, dopo un po' di tempo che ha assorbito l'acqua, diventa davvero pesante e scomodo da indossare, soprattutto per le lunghe passeggiate sulla spiaggia. Il modello numero 5 invece è solo il pantalone con il calzare. A questo tipo di waders è ideale secondo me per la pesca da kayak, perché, ecco, ci permette di avere la possibilità di utilizzarlo nelle fasi di varo, nelle fasi di rientro, e poi durante la sessione di pesca possiamo anche toglierlo, perché è molto facile da indossare, molto facile da togliere, da riporre magari nel nostro gavone. A questo waders ovviamente, se lo dobbiamo utilizzare nella pesca da kayak, è ideale il calzare tipo da sub. Se invece lo vogliamo utilizzare nella pesca dalla spiaggia oppure in altri habitat, dobbiamo considerare di associarlo allo scarpone che vi ho detto già prima, con l'utilizzo in acqua si bagna e diventa molto pesante, quindi facciamo attenzione anche alla caratteristica dello scarpone, perché ne esistono di vari modelli realizzati in materiali differenti che possono assorbire più o meno l'acqua. Passiamo al modello numero 6. Questo tipo di waders è quello là, secondo me, ideale per un pescatore che deve spostarsi lungo lo spot, deve fare tanti metri, è un modello traspirante, quindi ci evita di sudare, ed è un modello completo perché non dobbiamo abbinarci accessori come scarponi e calzari, perché è già comprensivo di waders. È il modello da considerare secondo me per anche chi pratica il kayak fishing o magari chi lo utilizza da belly boat. Tuttavia, come tutti i tessuti traspiranti, ha un limite di impermeabilità, quindi per l'utilizzo
dal belly, dove abbiamo sempre le gambe in acqua, dopo un po' di tempo, ecco, ci accorgeremo che comunque trasuda un po' di umidità e quindi non è, diciamo, il migliore per quanto riguarda il belly bot. È ideale magari anche per altre tecniche di tipologie di utilizzo. L'ultimo modello che andiamo a conoscere insieme è la mezza muta a cui dobbiamo abbinare il calzare. Diciamo che questa è una soluzione unicamente utilizzata per chi fa kayak fishing ed è una soluzione anche abbastanza economica. L'unica cosa che mi sento di dire è che con un utilizzo prolungato inizieremo comunque a sudare all'interno della muta, come succede con tutti i capi in neopreme, e per cui, ecco, è molto dobbiamo fare attenzione a questo scambio termico calore del corpo esterno freddo, perché potrebbe succedere che questa differenza di temperatura ci provoca dei blocchi alla muscolatura, ed è capitato spesso che soprattutto nella fascia lombare, durante l'azione di pedalata sul kayak o di pagaiata, quando iniziamo a sudare in questa zona ci rendiamo conto che abbiamo quasi delle fitte, quindi dobbiamo fare anche attenzione, dobbiamo capire se ne faremo un utilizzo prolungato oppure sarà unicamente utilizzata soltanto per le fasi di varo e di rientro, quindi dipende molto anche dall'utilizzo che ne faremo durante la nostra sessione di pesca. In conclusione, diamo anche qualche indicazione su quello che è un po' il rapporto ottimale come qualità-prezzo da considerare in una nostra spesa. Allora, si parte dai Wonders più economici, che partono un po' dalle 35-40 euro, attualmente questo è un po' i prezzi di mercato sono questi, per arrivare a Wonders che arrivano a costare anche 300-400 euro. La differenza sostanziale è prima di tutto il materiale costruttivo. Quelli più costosi sono realizzati in materiale di ultima generazione, come materiali traspiranti, mentre quelli là più economici sono i Wonders, che sono realizzati nel vecchio PVC, che in tante occasioni, ecco, è il classico scafandro con imbragatura ascellare. Io penso che attualmente possiamo orientarci verso una spesa intermedia che va tra i 70 e i 100-120 euro, dove riusciremo a trovare in questa fascia di prezzo dei Wonders dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra quelli là ideali che io mi permetto, ecco, di consigliare a chi vorrebbe muovere in questa tecnica e vorrebbe un Wonders per partire, è il modello che è semitraspirante, ovvero quello comprensivo già di stivali, già saldati sul pantalone, con la parte alta traspirante. Ecco, quello là è un modello che può andare bene per chi comincia, ma può essere anche un punto di arrivo per chi magari fa delle pescate sporadiche, parliamo di 2-3 volte al mese, per cui, ecco, dipende anche dall'utilizzo che ne facciamo e dal tempo che noi lo utilizzeremo in pesca. Per il momento, ecco, ho cercato di dare le informazioni per farvi avere un quadro più completo possibile in merito anche ad un eventuale acquisto. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video, spero vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti, e lascio un saluto a tutti voi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!